Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo nuovissimo video, in questo nuovissimo vlog. Oggi è giovedì e doveva uscire un surreal time, però è successa una cosa particolare questa settimana. Questa settimana è uscito lunedì un episodio di Social Face. Io vi voglio ricordare che Social Face esce tutti i lunedì e tutti i giovedì, quindi esce anche stasera alle 7.25 su Sky 1 HD. E nella puntata di lunedì è successa una cosa un po' particolare. Abbiamo fatto la nostra solita challenge, io in qualche modo sono finito alla penitenza. E la penitenza è uscita a fobie. Cos'è fobie? Fobie è quella penitenza in cui tu vieni messo a confronto con una delle tue paure più grandi. Io non ho mai espresso una paura in Social Face e quindi mi ha appioppato una paura che più o meno hanno tutti, quella dei serpenti. E quello che è uscito fuori ha dell'incredibile, è davvero veramente una delle cose più fighe che mi sono mai successe, cioè nel senso così dal nulla. Quindi volevo farvela vedere oggi, però prima volevo farvi vedere anche un'altra. Dove l'ho lasciato? Aspetta, ho lasciato il libro da qualche parte. Praticamente, eccolo qua. Praticamente in libreria è uscito il libro di Social Face, 50 challenge epiche, manuale per replicarle con gli amici. Allora, cos'è sta roba, direte voi? Molto semplice, è un libro in cui vengono raccolte alcune delle più belle challenge che ci sono in Social Face 1 e 2 e anche altre. E sono cose che potete fare tranquillamente in casa per passare il tempo. Sono per lo più cose che potete reperire facilmente. Poi guarda, c'è anche la pagina con Surreal Power, lo comprerei solo per questo. Ma oltre a queste cose ci sono dentro le varie challenge, c'è scritto come farle, cosa serve e tutto questo tipo di cose. Quindi, visto che oramai siamo in inverno quasi e piove troppo e molto spesso non si sa che cosa fare, se avete degli amici a casa, volete fare una challenge o qualcosa, io vi consiglio di comprare questo. Ora passiamo alla parte importante del video. Vai con la mia penitenza. Push out the front, push out the heart. Any way you want, so you take your time. See the church don't like it when you take your time. Take it slow, so we can laugh. La dura vita delle web star. Dopo il boom della prima stagione, ci rimettono la faccia. Social Face. Tutti i lunedì e giovedì alle 19.25, solo su Sky 1. Benvenuto, Surri. Benvenuto. Alla tua penitenza. Tu ti chiederai, dove sono? Prego. Casa di Gab, è un nostro amico, non ti preoccupare. Tu dici non ho fobie. Ma non è vera sta storia che non ho fobie. Cioè, mi fanno paura le cose, solo che cerco sempre di affrontare. Cioè, non per i tuoi getti non era abbastanza. No, anche perché provaci. Abbiamo scelto qualcosa di pericoloso. Fatto, pericolosissimo. Tant'è che devi metterti prima le protezioni, guanti, caschetto e occhialetti. Questa bella cassa di munizioni Muoviti. Ti servirà per la devi vestire. Come un serpente. Gabe ha diciamo la passione per i serpenti. Detto? No, ho omesso forse. Gabe è esperto di serpenti. Ma quindi puoi toccarlo, guarda, non ti niente. Beh, reggo io la scatola, vai, toccalo. Gabe. Ciao ragazzi. Ciao Gabe. Ciao Gabe. Ciao Gabe. Benvenuti a casa mia. Allora, lui è Gabe. Ciao Gabriele. E lui sarà la sua. Un po' pietrificato. Guarda, ma è buonissimo, ve lo faccio. Ci avrei paura. È buonissimo. Gli dico che dovresti mettere intorno al collo, magari. Pitone reale, cioè guarda che esperienza ti facciamo fare. Presento un altro amico che è meglio. Ah, quanti ne ha? Beh, lui è. Vedremo. Vieni qua. Noi stiamo a guardare, la penitenza è tua, giustamente. No, ma è il supporto. Non ti preoccupare. Respiro profondo. Non fare movimenti bruschi, non urlare e fai per bene. Oh, raga, fammi sedere. Ah, ragazzi, questo è Black, che è un Piton Curtus, che è un animale estinto in natura. Solo grazie al lavoro degli appassionati che li tengono nei terrari che si riesce. Lo vedo un po' agitato. È quasi estinto, è normale che sia agitato. Non è che gli dà fastidio il mio profumo? Ma non c'è neanche. La testa. No, meglio il tempo. No, adesso. Ciao Black. Bravo, guarda. Bravo. Non urlare. Però quelli decidiamo. Guarda, sta andando figo. Oh mio Dio, questa è la scena più epica del mondo. Sarai cioè gli ha pisciato addosso. Ma che cosa è epica. Epico, incredibile. Non è la storia. Fantastico.
Vabbè, porta Diamond che ci divertiamo. Siete sicuri? Diamond. Arriva, arriva. Sì, sì. Oh! Non me lo ricordavo così. No, raga. È la tua penitenza. Fai squat col serpente. È come avere un gatto gigante, senza peli, con le squame. Ah, che morde, che è pieno di veleno, che ti stringe, che ti può uccidere. Veleno. Si chiama serpente. Noi ne siamo sicuri che non abbia veleno? Non siamo per niente sicuri, anzi. Rimani fermo, Surri, fermo, ti sto salendo sulla spalla, fermo. Ciao, ti voglio bene. Non mi stringere il collo, per favore. Ma come? No, no. Non urlare, stai zitto. Prenditelo, ti prego. Se gli dai un bacino la chiudiamo qua. Cosa? No, ma della la lingua ce la mette lui. No, raga. Grande Corri! Applaudite un po' meno che magari ci gira male il serpente. Benissimo. Ciao Diamond, alla prossima. Io vi odio. Io raga direi penitenza superata. Sì, alla grande. Mi hanno pure pisciato addosso, raga. Stavo bravo. Io dico di portarlo a casa un serpentino. Ma lo porti tu. Non ce l'hanno mica. Lo porti tu. Ma guarda, forse anche passo. Passo anch'io. No. Ragazzi, come avete visto, mi ha fatto la pipì addosso un serpente, che è una cosa che uno non penserebbe mai che possa succedere. Cioè, io quando ho iniziato Social Face non avrei mai pensato, sì, magari mi fa la pipì addosso un serpente. No, ma se vedessi mi muovo perché sono seduto sul mio skateboard. Così, per caso. Mi ha fatto la pipì addosso un serpente. È bello che, cioè, durante la penitenza lo dico anche, non è che io non ho paura di niente, nessuno non ha paura di niente, tutti hanno paura di qualcosa. La prima volta che ho fatto bungee jumping avevo un po' paura di buttarmi, ma l'ho fatto lo stesso. Quindi non è la questione di non avere paura, è la questione di avere il coraggio di fare quel passo in più che magari la maggior parte delle persone non vuole fare. Io non so cos'altro dirvi per quello, guarda, sto viaggiando, oddio, attento, cado. Aspetta che mi giro. Ok, sto viaggiando. Questo è quanto. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che in qualche modo vi abbia ispirato a fare qualcosa di cui avete paura o di che avete paura di affrontare. Io vi invito davvero a seguire Social Face se ne avete la possibilità, perché ci sono tantissime challenge, penitenze epiche. E nulla, sapete cosa farò ora? Andrò a prendere quel paio di pantaloni che ho indossato durante quella puntata, che sono questi qui. Ovviamente li ho lavati, non preoccupatevi, li ho lavati più volte. Per chi non se lo ricordasse, il giorno in cui ho registrato quella puntata ho messo una foto su Instagram dopo aver lavato i pantaloni, dicendo che questi pantaloni rappresentavano un'esperienza epica che ho fatto nella mia vita, ed è proprio a questo che mi riferivo. Un serpente mi ha pisciato addosso. Volevo parlarvi un attimo di un'altra cosa. Nel senso, io ormai è da qualche settimana che faccio il Surreal Time, ma parlo solamente di cose mie, non rispondo alle domande. E non è una cosa che un po' mi ha dato fastidio. Nel senso, ho visto che anche voi nei commenti mi scrivete Surri, rispondi a qualche domanda. Ed è per questo che sono andato su Twitter, ho usato l'hashtag Surreal Time, come potete vedere, e ho cercato le domande. Allora, la prima domanda me la fa il pollo bio di Ar. Surreal Time, hai mai pensato di partecipare a un quiz televisivo? Allora, sinceramente no, perché nonostante io mi consideri comunque una persona relativamente intelligente, nel senso sono molto attento alle cose, non è che io abbia una cultura chissà quanto esagerata. Nel senso, so alcune cose, nelle cose che so mi esprimo, però i quiz televisivi devi sempre sapere un po' di tutto, e io non so un po' di tutto, io non so quasi niente, so solo delle cose specifiche che perché per curiosità o per altro mi entrano nella mente e non escono più. Dov'è finito lo speciale del milione di iscritti? Mi chiede Dario 4544-0895, che a quanto pare dovrebbe essere tipo il suo numero fisso o il suo numero privato, non lo so, se tutte queste cifre qualcosa dovrà pure essere. Lo speciale del milione di iscritti è per questo, signore e signori, che io ho comprato la tavoletta grafica. È per questo che ho comprato sta roba, la tavoletta grafica, perché la mia idea era fare il Droma Life. Probabilmente lo farò nei prossimi giorni, ma non sarà più lo speciale un milione di
iscritti sarà lo speciale tipo 1.500.000. E lo so che l'altro speciale del milione era il montaggio Funny Moments, anche quello devo ancora farlo, ma non ho tempo di mettermi lì, mi manca un po' la voglia, ma quella la troverò, non vi preoccupate. Poi c'è una domanda che mi fa: Suri, come ti senti da ventenne? Io a settembre ho fatto 20 anni, sono passato da essere un adolescente in teoria ad essere un adulto in qualche modo secondo le convenzioni sociali. Beh, come mi sento da ventenne? Mi sento che il tempo passa velocemente. Proprio prima, editando questo video, ho pensato proprio al fatto di rispondere a alcune domande, e in più ho messo lo screen di quella foto che ho caricato con i pantaloni del fatto del serpente, e scorrendo Instagram ho trovato foto di quasi 6 mesi fa che mi sembra di aver scattato ieri. Cioè, la foto del serpente è 10 settimane fa, sono 2 mesi e mezzo, 10 settimane fa. Poi ho trovato un'altra foto che avevo fatto, uno screen che mi ha inviato Stefano, e risale a 26 settimane fa, che è metà anno, 26 settimane. Bene, questo inserto delle domande è terminato, torniamo alla chiusura che avevo registrato prima. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, conoscere mi piace, se è piaciuto iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto. Ciao, trovo tutti.